Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su The Cat Lady. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire, per cui vediamo di riuscire a raggiungere almeno gli 80 like per il prossimo episodio. Ed eccoci qua di ritorno. Vi ho detto appunto la volta scorsa ragazzi che questo gioco, a quanto ho capito, non è adatto alle persone più sensibili. Io non so a cosa stiamo andando incontro. Qualcuno di voi mi ha addirittura detto: se andando avanti dovessi decidere di fermarti, non ti biasimerò. Quindi ragazzi, io di nuovo vi invito ad evitare di seguire questa serie, di guardare questi video, se siete veramente troppo sensibili o se state passando dei momenti non troppo semplici. La volta scorsa quindi ragazzi avevamo conosciuto lei, la nostra protagonista. A quanto abbiamo capito ha deciso di porre fine alla sua vita. Ci siamo ritrovati in questo luogo del quale ovviamente non sappiamo niente. Abbiamo incontrato questa vecchia signora che non si è definita come la morte, non si è definita in alcun modo ancora, e quindi eravamo appunto arrivati qui. Non perdiamo più tempo, procediamo. Io vi ripeto ragazzi che sono Yes, it's you, Susan. Come close. Say hello. I don't want to look at it. Haven't I had enough yet? That body in the ambulance. Then the forest. But this place is This is exactly what I was trying to run away from. I don't want to be here. Make it go away. I assumed it would be wise to give you a little taste of the suffering you would endure. I want you to understand that you can keep going long after you come. Manco ragazzi il tempo di incominciare e già ci ritroviamo di fronte ad una cosa del genere. Io sono abbastanza scioccata ragazzi, abbastanza scioccata veramente. Esaminiamo crocifissa tutta sola in un posto che è cambiato completamente. Vorrei davvero non essere qui. Ovviamente lei sta cercando di fare in modo di convincerla a svolgere il compito che le vorrebbe affidare, però non è magari così semplice come cosa. Per cui analizziamo sto piede di porco ragazzi. È conficcato nella croce. Suppongo di poterlo tirar via facilmente. Estraiamolo. Non so perché abbiamo... È la morte, parliamole di nuovo. Susan, it's time to make a decision. The parasites are coming, whether you want it or not. You haven't really got much choice. You must stand up for yourself. Ok. Raga, non so che cosa sta succedendo oggi. Allora, puoi parlarmi di nuovo dei parassiti. Cerchiamo ragazzi di investigare un pochettino di più. Chiedo scusa se sto un pochettino ragazzi balbettando, ma sono veramente abbastanza sconvolta. Can you tell me again about the parasites? Did you not listen, Susan? I'm però sorry. Non t'arrabbiare, eh? It's a lot to take in, you know? Pay attention, Susan. Those people I call the parasites will want to get closer to you. They might even pretend they are your friends. Okay. But don't let that fool you. They have nothing but cruel intentions. They'll want to hurt you. Okay. They'll want to kill you. O addirittura. As harmless as they might appear, parasites are the evil scum of the earth. And they all deserve to die. That's why I've prepared a special gift for you. You cannot die, Susan. Okay. You will always return to life, no matter what happens. Bring those deceitful bastards in front of me, and we'll make them regret everything they've done. Vuole praticamente punire queste persone che lei definisce parassiti, che sono persone malvagie a quanto pare. Il nostro compito sarà appunto quello di portarle a lei.
per far sì che possano pagare per i peccati che hanno commesso, una sorta di cosa del genere, diciamo. Non so, ragazzi, se accondiscendere o fare un pochettino la ribelle, diciamo così. Io non prendo ordine a nessuno, lo farò a modo mio. Magari vediamo, vediamo come reagisce ad una sorta di sua ribellione. I take orders from nobody. I'll do it my way. Don't you understand? There is no other way. Well, I don't know that. Besides, you could be lying to me. Sì, infatti. How do I know you are? Come faccio a fidarmi del tutto? I'm no murderer. I don't want to be. I'll find another way without you. What? Look, I appreciate you giving me another chance. Don't get me wrong. I can see now that I've made a mistake, and I'm ready to try to fix my life. But I really don't like what you're saying. If there's one thing I learned in life, it's that people let you down all the time. If I don't rely on myself, I can't rely on anyone else. You fool! You damned arrogant fool! You have no idea what you have just done. Uh-oh. But fine, have it your way. In the end, I will be the one laughing at you. I always am. Ok, si è arrabbiata, ragazzi. Si è arrabbiata, se l'è presa, perché vuole comunque che noi agiamo secondo quello che lei ci dice. Insulta, la fai sarcasmo, scusati. A questo punto, ragazzi, direi che quel che è fatto, probabilmente scusarsi non servirebbe a niente, per cui io userei del sarcasmo. Io perlomeno agirei così. Yeah. Don't laugh too hard, old woman. You might break something. When we meet again, you will beg me on your knees to give you a second chance. I don't really believe in second chances, so I might have to disappoint you again. Look, this is all just a bad dream. I want to wake up. I'm back in the house. Okay, it'll be fine. I don't need her. I'm sure I'll figure out what to do. Allora, alcune cose, ragazzi, non sono state tradotte. They left me no choice, Alice. Maybe one day you'll forgive me. Fuck, io volevo solo spegnere una candela. Che succede se le spengo tutte? I think that's enough for now. Ok, non me ne fa spegnere altre, ragazzi. I think eh? That's enough for now. Non me ne fa spegnere altre, ma abbiamo purtroppo appena assistito, ragazzi, al suicidio di un'altra persona. Quest'uomo what che the... ha detto oh. How did I get back here? Detto, spero che, cioè, mi perdonerai, Alice. Non mi hanno lasciato altra scelta, spero che mi perdonerai. What the fuck? Io comunque non sono tanto tranquilla, ragazzi, sapendo che la vecchia signora si sia inalberata con noi. Però questa non ci ha dato spiegazioni, non ci ha detto chi è, non ci ha detto dove siamo, perché siamo qua, perché noi... E vuoi comunque comandarmi a bacchetta? Cioè, no, grazie. Il piede di porco ci servirà ad aprire quella capanna che era chiusa all'inizio, forse. No, aspetta, l'avevamo aperta. Ok, qui. Dovevamo... Esatto. Tirarle via. Possiamo usare... Oddio. Il piede di porco. Esatto. Infila il braccio. Oddio, non è che c'è...
cartello dice sotto pericolo interruttore emergenza, è buio dentro, tutto questo sangue attorno al foro, qualcuno si è ferito qui, oddio non è che è molto invitante infilarci il braccio? Adesso la intro al gioco, ragazzi. Ok, subentriamo nel capitolo 2. Benissimo, secondo, primo respiro. Allora suppongo... Yes, I do enjoy fine art. Thank you for noticing. There's a certain raw beauty to it that modern painters often fail to recreate. I always wanted to be an artist myself. But it'll be a long time before I can call myself that. I often say that patrons are my canvas. But my job is more about restoration, obviously. I look at the damaged human minds and bring them back to their former beauty. I'm sorry, I'm probably boring you. No, it's not that. It's just... It's been a difficult couple of days. I'd really like to go home. Of course, and go home you will. As soon as we've done this little assessment, okay, you probably know how it works. I've read in your file you used to be a nurse. Yes, I know very well how it works. You want to check if I'm nuts? Well... I wouldn't use that expression, obviously. But yes, we have to make sure you're safe and figure out how to help you. Also, as a nurse yourself, you know there's always paperwork involved. These forms won't fill themselves. Honestly, Susan, you have nothing to worry about. This is just a formality. I could tell straight away that you are not nuts. Fine. What would you like to know? I will answer all your questions. Then I'll go home, take a long shower, and catch up on sleep. Wonderful. Let's see then. Where do we begin? She's awake, Doctor. Good evening. It's good to see you awake at last. You're in the Cedar Lake Hospital. My name is Andrew. I'm one of the doctors. Could you confirm your name for me, please? Allora, ragazzi, come inizio è stato veramente... Oh my God, ok. Quindi è tornata in vita, praticamente, con quello... Quella macchina, non lo so, è stato forse un... Una metafora per far sì che tornasse in vita, diciamo così, perché aveva ingerito una massiccia dose di farmaci
e quindi forse qualcuno l'ha trovata in tempo, diciamo così, l'hanno ripresa in tempo, infatti adesso è in ospedale. Non so che approccio prendere, ragazzi, se fare direttamente la stronza e ignorare o se essere normale, diciamo così. Beh, intanto il nome ricordiamoglielo, ragazzi, dai. Susan Ashworth. Hello, Mrs. Ashworth. I'm glad to see you're all right. You're on the ward now. Your condition is stable. I can see your brain functions just fine and there's no permanent damage of any sort. We've checked your internal organs and they're fine too. You're a very lucky lady, Susan. You might experience extreme tiredness and lethargy for a couple of days, but that should soon pass. I would advise plenty of rest now. The nurses on this ward will take it from here. Please let them know if you need anything. Take care, Mrs. Ashworth. Please, don't try to speak. What did you say? Don't worry, Mrs. Ashworth. Your arm is fine. No, no, no. There was nothing wrong with your arm, darling. Now calm down. Al braccio. Chi? Ma chi ha parlato? Would you like me to get you some water? Let me get you a drink. I'll be back in a second. Io continuo ad essere veramente interdetta, ragazzi, e vi giuro che comunque vivo con non poco spavento, diciamo, quello che vediamo, perché potrebbe succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento a sto punto. Did I wake you? I have to take your blood pressure. 2 seconds and I'm gone. My name is Liz, by the way. I'm sorry. I know this isn't very nice. Believe me, I hate waking people up just for this. But being a nuisance is part of my stupid job, unfortunately. Oof, I hate this place. Tell you what, Susan. Can I call you Susan? So anyway, I shouldn't say it, but you know I'm going to anyway. You are so lucky. It's crazy. You, doing what you've done, and her, walking in, seeing what she saw. That was a chance. 1 in 1,000,000. I'm not making any sense again, am I? I'm tired. They're working us to death here, you know. Modern day slavery. One day I'll tell them what I really think. I swear I will. Ah, and here it is. You've got the blood pressure of an 18-year-old. Just wanted to say you're lucky, I think. And that I hope you've changed your mind about some things. Got to go, but I'll see you later. You take care, sweetheart, yeah? Bad dream. Forza. Allora, a questo punto delle cose, uno dovrebbe ripensare a quello che ha detto la vecchia. Allora, incontrai appunto queste persone che forse faranno anche finta di voler essere tue amiche, ma che in fondo sono cattive e vorranno solo farti del male. Allora, sta ragazza a me un po'... un pelino me puzza, perché lei ha detto che detesta il suo lavoro, cioè fa l'infermiera e detesta il suo lavoro. Per fare un lavoro del genere, un lavoro che ti deve piacere, fondamentalmente, perché non puoi dedicartici se lo odi, cioè lo fai giusto per... Questi non sono lavori che uno deve fare giusto per, e quindi me puzza a me sta tipa. Adesso lei fa tanto la simpatica, si è presentata, cioè te sei fortunata, di qua dell'amo, sta seduta qua, vuole sapere che cosa abbiamo sognato, che cosa non abbiamo sognato... A me un pochettino mi puzza questa, però, raga, tutta questa situazione è assurda, è tutto strano, questo gioco è strano, è tutto dannatamente strano, quindi non so che approccio prendere, non so che approccio prendere, se le ignorassi... So, you don't want to talk about it? Don't worry, I understand. Sometimes it's easier not to talk, to keep it to yourself. I feel like that here sometimes. A lot, actually. As soon as you open your mouth, you realize that nobody listens. They might pretend they do,
but you can tell by the eyes. Eyes will always give you away. My nan used to say that. The thing is, I don't care anymore. I'm just playing a game now. Like everyone else. Just playing a game. Proviamo a chiedere cosa mi è successo. Vediamo cosa ci racconta. What happened to me? Well, how much do you remember? I took some pills. And I fell asleep in the chair. I remember how the room kept spinning around me slowly. I felt so calm. And then... Non diciamo le dettagli, ragazzi, di quello che abbiamo visto. Mi sono svegliata qui e ho visto te. I woke up here and I saw you. Can you now tell me who found me and what happened? Chi ci ha trovato, well, infatti? Your body went into a coma. You were lucky she came home and found you. I told you that before. Ma chi? Lei chi? Who found me? Your daughter, of course. She called an ambulance. If it wasn't for her, you'd sure be dead now, Susan. My daughter? Yes. Why? Why'd you look so pale all of a sudden, Susan? I don't have a daughter. Whoever she is, she lied. But why would she do that? How should I know? I was in a coma, apparently. So she lied. It doesn't change the fact that you owe her your life. I was fine. I didn't ask for any help. Sorry. Qualcuno, ragazzi, una donna, una ragazza, non lo so, a quanto pare ha fatto finta di essere sua figlia e ha chiamato un'ambulanza. Ma perché? Probabilmente sono tutte cose che saranno spiegate, però... quando mi lasceranno andare a casa? When will they let me go home? I'm not sure. Probably not today. Maybe tomorrow. Look, I shouldn't say that. But you seem like a nice person. I feel like I should warn you. There's this doctor here. They call him Dr. X. He's a chief of psychiatry in this hospital. You won't be able to go home until he's talked to you. And he's really good at getting into your head. You know what I'm saying? He will ask you a lot of tricky questions. But he's a really great guy. You should trust him. Ma... io penso che sia, ragazzi, una prassi abbastanza normale, nel senso che comunque se trovano una persona che è chiaro ha cercato di suicidarsi, prima di farla andare via, magari da sola, pure se viene da sola, una sorta di perizia, qualcosa gliela dovranno fare. Dimmi di più di questo dottor X, tu l'hai vista questa mia figlia? Chiediamole qualcosa di questa presunta figlia. Did you see this daughter of mine? No, sorry, ecco, immaginavo, Susan. Apparently she came in the ambulance with you. But then she remembered something and had to go. I think someone mentioned she went in quite a hurry. Of course she did. She was worried I'd ask her what she was doing in my flat. Saving your life? Do I really have to give her a benefit of the doubt just because of that? One would assume so. That girl is a hero. Maybe real heroes always leave before their identity is revealed. Or... she was a burglar, attempting to steal from me. That's a possibility too. Have you got anything very precious in your flat? Maybe. Forse. Da quant'è che sono qui, però? How long have I been here? I was told you arrived at the hospital at 7 in the evening. You had a cardiac arrest in the ambulance. They had to resuscitate you. Your heart stopped beating for nearly a minute, but they managed to bring you back. You went to the intensive care unit, where they gave you a dose of antidote and pumped your stomach. As soon as your condition was stable, they brought you on this ward. It's called Dime Ward. I call it Die Ward, because all the patients who come here want to die. It's a suicide watch unit. That's why it's so strict. You have to be careful. Nurses here are trigger happy with the sedatives. Dimmi qualcosa più di te, facciamo un po' gli impiccioni. Tell me something more about yourself. Me? I'm a nobody. I'm just a hard-working girl. We all have to pay our bills somehow, right? I rent a room not far from here. There are two other girls living in the house. One is an auxiliary nurse, like me. She's always sick. The other one is a stripper.
At least I think so. She's never home at night. Maybe she works at night, like you. Yeah, but I don't leave for work wearing red stockings and heels, do I? No, you're right. You're a real nurse, not some man's fantasy of one. I used to do all that for my boyfriend. You know, dress up as a sexy nurse and all. Well, I did it just once, really. He didn't like it that much. He didn't like me that much either. Broke up with me last Valentine's Day. Of all the days, he chose that one, eh? He never told me why, but I don't care anymore. Beh, ha avuto i suoi problemi, come un po' tutti noi, no? Tell me more about this Dr. X. His name is Xavier Zellman, but everyone just calls him Dr. X. He comes on the ward often, Dr. Xavier. Usually late in the afternoon or in the evening. I personally really like him, but you hear all sorts of stories in a place like this, you know. Tipo? I don't know what to believe anymore. Tipo, cosa all che I know dico? Is he's been very friendly and supportive. Some doctors won't even say hello to you, but Dr. X usually stops and asks how I am. He knows I have some problems. He can see I'm not happy here. He actually offered me some free weekly sessions. I think I might take him up on his offer. What are they saying about him? Oh yeah, they say he's a big flirt. Nurses, cleaners, patients. He doesn't care, as long as they're wearing a skirt. One girl I knew, Linda. I heard they had an affair. Stupid girl. Well, she left, and I never saw her again. Now, why do you think that is? Dr. X got her knocked up. They covered it up and quietly got rid of her. Probably paid her some money. I don't know how these things work, but it must have been enough to shut her up. What the fuck? I bet he'll be more careful now. But I can't really say a bad word about him, personally. Well, one thing. Maybe. Don't laugh, okay? He's got a weird smell. What do you mean? Che senso? He smells funny. I don't know. Maybe it's just bad aftershave. Or maybe it's something he eats. Oh, thanks for the warning. I'll try not to get too close to him. Now that I think about it, there's something else too. I'll tell you this, Susan. He starts talking to you, and you just open up and tell him everything. It's very odd. I don't exactly hide things from people, but he got some really private stuff out of me. Really private. You know what I mean? Things I wouldn't tell my mother about. Com'è possibile, and we haven't even started those sessions yet. So, be prepared for that. Sure. But it's a bit too late for me to hide how I feel now anyway. I think I made it very clear when I swallowed those pills. Ok, questo dottore, forse è questo il personaggio a cui dovremmo fare attenzione. Sto dottor X, che a quanto capisco è uno psichiatra, una roba del genere, è un tipo strano con il quale a quanto pare non riesce a mantenere dei segreti, che però ha la passione per la ficca, a quanto pare. Sono stanca, lasciami dormire ora, penso che ci abbia detto già abbastanza di questo dottor X. I'm tired. Let me sleep now. Fine. I'll see you again. Be careful who you trust here, Susan. They will be watching you. How do I know you're not one of them? You don't. But do I really look like a bad person to you? I come don't faccio know. A saperlo? T'ho appena conosciuto. I'll see you tonight. Remember what I said. Dreams are just dreams. But when they turn into nightmares, it's good to have someone there to pinch your arm and wake you up, right? Suppongo di sì. Ok, quindi è lui. We'll start with a little chat about your childhood. È lui, ragazzi. I want you to be as honest as possible. It's important if we want to get to the bottom of your problem. Count to 10 and tell me when you're ready, Susan. È lui, ragazzi, questo cosiddetto Dottor X. Quello che abbiamo vissuto dell'ospedale forse era un flashback ed è questo il presente. Quindi lei ovviamente sta avendo queste sedute da lui.
Dopo aver tentato di suicidarsi, mi pare normale. Ma a questo punto la ragazza ci ha detto di stare in guardia. E ricordandoci pure quello che ci ha detto la vecchia, allora ragazzi dovremmo stare attenti a forse cosa diciamo. Dovremmo decidere la strada da seguire, è molto interessante questa cosa. Sono pronta per parlare. This Andiamo. Isn't all about whether you're nuts or not, like we said before. It's about finding what has caused okay. how you're feeling now and creating a working solution. In order to achieve that, I need to get to know you better. Mm-hmm. Can we talk about your childhood first? Your parents. When you're a child, your life revolves around them. What was your father like? Did you have a good relationship with him? Ecco, qua ragazzi, vedete come abbiamo... Come possiamo vedere? Abbiamo la possibilità di scegliere tre vie totalmente diverse l'una dall'altra. Sinceramente non so. Non so che approccio assumere, sinceramente. È difficile, ragazzi. Proviamo a metterla magari un pochettinino sul drammatico. No, non è stato un buon padre per me. No, he wasn't a good father to me. He was a cold, scary man. Had this wall around him. I could never talk to him about anything. He wouldn't understand. He'd just punish me instead. Maybe it's his fault I got some wires crossed in my head. Because he never loved me. I've always wondered what it feels like to have a loving dad. Maybe it's not too late to fix things between you two. It is. He's dead. Cancer. 6 years ago. I see. But it isn't too late for you to put things right in your heart. Have you forgiven him? No. Why would I? He doesn't deserve to be forgiven. All he did was make my life hell. He destroyed my childhood. He always made me sad. Yes, sad is the word. It's all true, Susan. But the anger you have kept in your heart all these years isn't doing you any good. Don't you think you would be a better, stronger person if you could rise above it all? Aren't you becoming a bit like him? Angry and bitter? Aren't those the things in him you hated most? My mind is already made up. I will never forgive that son of a bitch. I hope he burns in hell. Well, if you put it like that... Let's talk about your mother now. What was she like? Would you care to tell me about her? Io penso, raga, che ho... Un pochettino il giocatore risponda basandosi sulla sua vita. A me infatti viene da rispondere, ho avuto una madre fantastica, ho una madre fantastica. Quindi la risposta che mi viene proprio più naturale, ragazzi, è questa. I can't complain. My mom was great. She brought me up well. Me and her, we were like best friends. Like soulmates. We did everything together. She passed away 7 years ago. When Dad first got diagnosed with cancer, it was too much for her. He kept pretending he was fine, but she just couldn't take it. Her heart gave up. She died quickly. My father kept fighting it. Another 8 months of illness and intensive chemo finally beat him, though. He thought he was unbeatable, but he wasn't. Okay, I'm beginning to get a better picture. That's enough about your parents for now. Let's take 2 minutes, and we will talk about something else. I need to get out of this place. I hate hospitals. Besides, I really want to go home and forget all about this. Io penso che, raga, il gioco... Certo, ci sono quasi morta qui. Aspetta, io sono morta per un istante o no? Ha detto che il suo cuore si è fermato per un minuto, ragazzi. Lui è interessante sotto il cuscino. È fatto apposta tutto questo. È come se analizzasse davvero te stesso, no? Bracciale.
un bracciale d'ospedale con chiusura a clic, c'è sopra il mio nome, data di nascita, numero di telefono all'ospedale. Allora, esaminiamo l'orologio. Le lancette sono bloccate alle 10.08, probabilmente è rotto, forse ha bisogno di batterie nuove. Portaguanti, è pieno di guanti in lattice, tre diverse misure, vuol dire prendi dei guanti, prendi molti guanti. Boh, che ne so, visto che ci stiamo, cazzo mene. Così totalmente a random, ragazzi, lavabo, chiudi il rubinetto. Non sta più scorrendo ora, stava scorrendo dell'acqua. Ok, stanza 1, non per molto ancora, spero di stare qua ovviamente. Nelle medicine, la paziente è una stanza 2, immagino che di essere io, allora mi danno parecchi sedativi, sembra. La roba che mi stanno dando abbatterebbe un cavallo e gli darebbe pure mal di testa per una settimana. Potrebbe causare pure allucinazioni e paranoia. Che strano, perché vogliono darmi tutta quella roba? Non sono pazza, lo so per certo. Se c'è uno pazzo qui è quello che mi ha prescritto tutte queste medicine, senza una buona ragione medica. Mazzo di crisantemi, poi tra l'altro i crisantemi, ragazzi. Non mi interessa per niente cosa profumano. Non li prendo di certo, non mi piacciono i fiori, specie i crisantemi, perché sono i colori dei morti, ragazzi. Stanza 2, devono tenerci un'altra pazza suicida lì dentro. Ok, non c'è nessuno qui. Le lancette sono ferme alle 11.40. Sono tutti rotti gli orologi in sto ospedale, ma veramente? Non ho la minima intenzione di sdraiarmi qui. Nulla di interessante sotto il cuscino. Dall'aspetto sporco, tra l'altro, molto interessante sta roba. Sicuramente. Per la paziente della stanza 1 alcune note. Ann Barton, 35 anni di età, prende un mucchio di sedativi ad un lungo serale abuso di droghe. Soprattutto sembra che sta prendendo il metadone. Roba appunto, ragazzi, viene utilizzata per chi appunto soffre di astinenza dalla droga. Dice, in realtà è una paziente privata ricoverata qui di sua spontanea volontà. Donna fortunata, immagino sarà facile per me lasciare il reparto. Io suppongo di no. Oddio, quante infermiere ci stanno. Io non credo, ragazzi, che sarà tanto facile andare e venire. Proviamo ad andare da st'altra parte. È la porta del bagno, possiamo entrare? C'è qualcuno dentro. I guess I should wait my turn. Ok, non possiamo entrare in bagno. Direi di andare dall'altra parte. Fanno sembrare attraente. Conosco quelle del suo tipo molto bene. Tutte dedite al lavoro ma senza cervello e di idee ristrette. What the fuck? Lettera di dimissione. Una lettera di dimissione per Ann Barton. Perché noi siamo nella stanza 1 se risulta essere Ann Barton nella stanza 1? Non ho capito. Please do not touch these. They are all confidential documents. Yeah? Well, maybe you shouldn't leave them out on the desk for everyone to see. If you are looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. Perché lasciarli? Queste devono essere cartelle cliniche. Sono impilate sulla scrivania. Ovviamente non potremo prenderle, ragazzi. Excuse me, where's the exit? It's just down the corridor, ma'am. Thanks, I'll be on my way then. Can I see the discharge letter first? A discharge letter? What for? Some of our patients are under observation and aren't allowed out of the ward. For their own safety, of course. It sounds like we're prisoners here. It's for the patient's safety, ma'am. If you haven't been discharged by the doctors, I'm afraid I can't let you through. May I ask what your name is? Tornerò più tardi. Please do, ma'am. We'll be right here. Non credo che comunque potremmo farci niente, ragazzi. Proviamo a parlare con questa. I feel much better now. Can you please discharge me? I'm glad to hear that. But I can't discharge you until Dr. X sees you. He should be doing his round very soon. Please return to your bed and wait for him, all right? Liz is Liz here? And who's Liz? That young nurse who was here last night. Black hair, very chatty. She said her name was Liz. I'm sorry. A lot of people come through here. I can't remember everyone's name. Ma fai qualcosa. Can you return to your bed now, please? It's nearly time for your medication. I can't be chasing around after every single patient. Beg your pardon? Look,
I'm very busy at the moment. Ah sì, davvero occupata? Che stai a fare? Che cosa stai facendo? Cosa stai facendo che ti tiene così occupata? Non ho capito. Can I make a phone call, please? Oh, yes, of course. But the phone's being used at the moment. Ah, ecco, te pareva. Can you please come back in 5 minutes? Ma c'è qualcosa che posso fare o... Vabbè, il documento, raga, non possiamo prenderlo. Ovviamente. Il bagno è libero? Questa deve essere paziente della stanza 2. Dio, se sembra confusa. Madre mia. Io... Un'altra paziente suicida, strano, somiglia a qualcuno che conosco. Ma... Hi, are you all right? Can we talk for a minute? I can't talk. Please, just leave me alone. Oh, I mean you no harm. I'm trapped here, just like you. Trapped? I don't know. It's just so hard to think without it. But you're a stranger. And you're not one of those lovely nurses, either. They look after me so well. I trust the nurses like I trusted my mother. I just want to talk. I need your help. Unless it's mother who sent you. Was it her? Please tell me it was her. Yeah, sure. I'm a good friend of your mother. I miss her so much. I can't remember you very well. But you should know this. If you really are a friend, you will know my mother's name. Quale the sarà? Name that haunts me. A beautiful name. Yeah, sure I do. Now, let me ask you. What is it? Oh, well... What is my mother's name? Come diavolo dovrei fare a saperlo? Potrebbe essere di tutto. Non ne ho idea. Boh, non lo so. I don't know. No, no, of non course proverei. Leave me alone. Please, just leave me alone. Ok, allora, per parlare con lei, ragazzi, dobbiamo sapere il nome di sua madre. E ci sarà un modo per scoprirlo in qualche modo, ovviamente. Dovremmo entrare nella sua stanza e vedere se riusciamo a trovare qualcosa. Che non sia stato svuotato da un bel po', interessante. Tra le altre cose schifose, cerchiamo. Prenderò uno di questi contenitori per medicazione. Ma perché? Per favore non scrivete più messaggi sullo specchio mentre stiamo avendo difficoltà a mantenere un elevato livello di pulizia a causa della imprevista assenza del nostro addetto alle pulizie. Chiediamo ai pazienti di essere cortesi e aiutarci a mantenere il reparto pulito. Di sicuro non riesco a guardarmi, lo specchio è rotto, su un lato giace una grossa scheggia di vetro. Che figata, ragazzi, funziona, cioè c'è anche il riflesso. Vabbè, campanello, no, non voglio premerlo. Water, osserva, tira lo sciacquone, alza il coperchio. È piuttosto sporco, alza il coperchio. È piuttosto sporco, non c'è niente all'interno. Possiamo usarlo però, me la sto facendo sotto ora che mi sono svegliata. Ok. Benissimo, direi di tirare lo sciacquone. Almeno abbassiamo pure il coperchio. Immagino che non possiamo lavarci le mani. Aspettate, no, non posso lavarmi le mani. Però ci permette, ragazzi, di prendere la scheggia di vetro. Attenzione, me la trovano adesso. Pensare che sono una completa psicopatica. Potrebbe essere utile, perciò correrò il rischio. Ma non posso, per esempio, combinare, che ne so, nasconderla in qualche modo. Probabilmente si potrà. Torniamo, ragazzi, alla nostra stanza. Se possibile. Lei è ancora qua. Direi di provare ad entrare nella sua camera. Ragazzi, vediamo se troviamo qualche dettaglio. Non c'è niente qui. Niente da fare, vabbè. Su questo bracciale, ragazzi, c'è segnato il mio nome. Shall we swap our name bands? Mother always told me not to talk to strangers.
I can't take it. I'm being good now. Only talk to my nurses and good friends. No. Non possiamo interagire con lei, ragazzi, se non scopriamo il nome di sua madre. Si chiama Anne Barton. Chissà come cazzo si chiama la madre. Non credo di poterli provare tutti. Di poterli provare tutti. Non lo so. Liz non sarà, ragazzi, un'abbreviazione di Elizabeth, il nome dell'infermiera? Elizabeth? No. No, you're wrong. Niente. Leave me alone. Pensavo di aver Please. Trovato un qualche Just nesso. Invece niente da fare. But I know it. Riproviamo. Joan. No, leave me. Niente, non è manco Joan, come cazzo se legge? Mary? No, leave. No, secondo me non è nessuno di questi nomi, ragazzi. No, leave. No, no, no. Sarah. No. If you really are the... But I know. Alice. No, leave. Non è nessuno di questi nomi, ragazzi. Li sto provando tutti. Anne Burton. No, that's my name. You don't know my mother. You little liar. Leave me alone. Niente da fare. Niente da fare. Non ho potuto scoprire il suo nome. Se prendessi una di ste cartelle cliniche. Please do. They are all. I was only going to tidy. I'm sorry. Are you one of the housekeepers? I just can't stand mess, and there's no need to be sarcastic. Who's being sarcastic? Se non distraggo sta tipa, c'è sta poco da fa. No, ho provato tutte le interazioni possibili, ma mi devo scambiare il braccialetto con quell'altra tipa, ragazzi. One eternity later. Aspettate un attimo, ragazzi. Aspettate un secondo. Qui c'è un campanello, io prima non l'ho premuto. Dovrebbe forse servire a far venire un'infermiera fino a qua? Magari? Someone is coming. Ok. È l'infermiera, è lei. Have you rang the bell? Is there an emergency? Mi sento un po' confusa, proviamo a vedere. I'm feeling a bit woozy. Are you really? You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine, I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Proviamo Anne Barton. Anne Burton. Scusate. Born in 1975. Let me just check her name band quickly. Oh, cazzo, no. Miss Ashworth, I think you got a little confused there. Drink this liquid now. It'll make you all better. Are you insane? I'm not taking any medication. I'm not ill. Okay, we are prepared for this. Jim, can you come in, please? Oddio. You must be kidding me. Unfortunately, I'm not. I'm going to give you an injection. Ecco You'll qua, feel a sharp pareva. Scratch. Hold it for me, would you? Non volevo questa cosa. Non volevo sta roba, ragazzi. Niente. Come go back to your room and rest. You'll be able to relax and have a great sleep. È tutto alquanto inquietante, ragazzi, è assolutamente terrificante perché non so cosa cazzo stia succedendo e non so. Ok, è terrificante, sì, confermo. Sì, lo è assolutamente, e ho paura di quello che potremmo trovare, tra l'altro. E oddio, che è sta cosa? Ok, calma. Io scusate, se provo ad usare sta roba. Funziona davvero. Oh mio Dio.
non so, così a caso, ragazzi. Boh, non so manco io cosa sto facendo. Perché ho fatto questa cosa, tra l'altro? Sinceramente non lo so. Vi ripeto, ho paura di entrare nella stanza, tra l'altro. Andiamo proprio bene, ma siamo tornati... Tra l'altro, vi ripeto, continuo a non capire perché ho usato quel pezzo di specchio. I feel better now, but I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Non so perché ho usato quel pezzo di specchio su quel cuore, ma non posso. But I know it. Non conosco il nome di questa e no, leave me alone. Il nome della madre di questa. Allora, c'è un metodo, ragazzi. Ci deve essere un metodo per distrarre, non so, l'infermiera. Comunque leggere magari la cartella clinica di sta tipa per scoprire il nome della madre, perché quello è l'unico modo che abbiamo per interagire con lei, per farci dare il braccialetto che ci permetterà poi di andare via. Io penso che sia questa la cosa da fare. Però per oggi, ragazzi, il mio tempo a disposizione finisce qua. Se avete ovviamente dei suggerimenti, ragazzi, li aspetto sotto in commento. Mi raccomando, però, possibilmente senza spoiler. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Vi abbraccio a tutti, ragazzi, da giocherina. Ciao!